Buonasera, questa edizione di TG2 stanotte va in onda in forma ridotta, senza prestazioni in video e in voce dei giornalisti e quindi senza servizi filmati o registrati. Questa forma di sciopero è stata decisa nel quadro delle iniziative promosse dalla Federazione della Stampa in seguito alla rottura delle trattative con la Federazione Editori per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. In primo piano, la vicenda del falso documento pubblicato dall'Unità con le accuse al ministro Scotti di aver avuto una trattativa con il boss della Camorra Cutolo nel carcere di Ascoli Piceno per la liberazione dell'assessore Cirillo. Si attende il dibattito parlamentare. La giornalista Marisa Maresca è stata sospesa dal Partito Comunista Italiano. Nello stesso tempo, Claudio Petruccioli ha presentato le dimissioni da direttore dell'Unità. Martedì pomeriggio il ministro dell'Interno Rognoni risponderà a interpellanze e interrogazioni. La redattrice dell'Unità Marina Maresca, che dall'altro ieri era in stato d'arresto provvisorio, successivamente è stata trattenuta e trasferita nel carcere di Pozzuoli per falsa testimonianza e reticenza. Interrogata nuovamente dal magistrato del Tribunale di Napoli, non ha voluto rivelare la fonte delle sue informazioni. Il giudice napoletano ha detto che l'iter giudiziario ora prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale dovrà stabilire se il reato sia soltanto di reticenza. In tal caso la competenza sarebbe del pretore e il giudizio si avrebbe per direttissima. Se invece nel comportamento della Maresca si ravvisasse anche qualche altro reato, il giudizio si avrebbe in tribunale. Anche il direttore dell'Unità, Petruccioli, è stato sentito dal magistrato al quale, come si sa, si era presentato spontaneamente, è stato posto a confronto con la Maresca. Petruccioli ha rilasciato una dichiarazione nella quale afferma di avere esposto tutti i dati e le informazioni in suo possesso e di avere testimoniato per portare a conoscenza dei giudici ogni possibile elemento utile al più rapido e completo accertamento della verità. Il direttore dell'Unità ha inoltre riferito di avere presentato insieme con il condirettore del Bosco le dimissioni agli organi del suo partito. La direzione comunista deciderà se accoglierle. Secondo ulteriori notizie, nel corso del colloquio con i magistrati napoletani, Petruccioli avrebbe precisato, sono indiscrezioni raccolte dall'ANSA, che la redattrice Marina Maresca gli avrebbe reso nota la fonte del documento. Si sarebbe trattato, secondo quanto avrebbe detto Petruccioli, di un magistrato napoletano. Stando sempre a indiscrezioni riferite dall'ANSA, nel corso del successivo confronto tra Petruccioli e la Maresca, quest'ultima avrebbe detto al direttore del giornale di avergli a suo tempo fornito un'informazione errata. Una dichiarazione è stata fatta ai giornalisti dal giudice istruttore Carlo Alemi. In riferimento, ha detto Alemi, a voci incontrollate, secondo le quali il documento pubblicato dall'Unità e di cui si è accertata la falsità sarebbe stato consegnato alla giornalista Maresca da un magistrato napoletano, smentisco il fatto in maniera assoluta. Alemi ha aggiunto che è stato accertato, senza ombra di dubbio, che il documento non è mai pervenuto alla Procura Generale, né alla Procura della Repubblica, né a qualsiasi altro ufficio giudiziario napoletano. Il Partito Comunista Italiano, nell'ambito di un primo esame della vicenda, ha constatato che emergono elementi riguardanti il rapporto di fiducia tra il partito e Marina Maresca. In attesa che i fatti siano completamente chiariti, la stessa Maresca viene sospesa dal Partito Comunista. Ci sono avuti ancora altri sviluppi. In un commento che verrà pubblicato domani, l'Unità afferma che non si sarebbe avventurata nella pubblicazione se un complesso di elementi non avessero convinto sulla veridicità delle notizie. Il punto centrale che vogliamo chiarire, scrive ancora l'Unità, è che se abbiamo dato credito a notizie e al documento è stato perché essi erano sostenuti dall'autorità di una fonte seria e attendibile. Di tale fonte il giornale è stato messo al corrente attraverso la giornalista che ha poi redatto e firmato gli articoli.
L'unità aggiunge che purtroppo l'esito delle deposizioni della Maresca dinanzi al magistrato e del confronto da essa sostenuto con Petruccioli dimostra che essa non aveva dichiarato ciò di cui aveva messo al corrente la direzione del giornale. È stato appunto il direttore dell'unità, prosegue l'organo comunista, a fornire una completa informazione sui fatti, ivi compreso quello essenziale della fonte. Il senatore Chiaromonte della segreteria del Partito Comunista è intervenuto nella polemica sulle notizie rivelatesi poi false pubblicate dall'Unità. Chiaromonte ricorda che il Partito Comunista lavora per una politica nuova di alternativa che esige un'opposizione molto ferma, tenace e vivace contro il governo. Ma l'errore commesso dall'Unità non si può imputare a questa lotta di opposizione. Noi abbiamo commesso questo errore, dice Chiaromonte, perché ci siamo allontanati da un costume tradizionale proprio del nostro giornale e del nostro modo di condurre la lotta politica. Non si può fare la lotta politica, conclude Chiaromonte, con colpi scandalistici. Secondo turno delle elezioni cantonali, il cantone è una sorta di mini provincia italiana in Francia. In questo secondo turno dovevano essere eletti 1063 consiglieri generali, poiché 952 consiglieri generali erano stati eletti domenica scorsa nel primo turno, di cui 763 per l'opposizione, formata da giscardiani e neogollisti, e 189 per la sinistra, formata da socialisti, comunisti e radicali di sinistra. Secondo una statistica resa nota dal Ministero degli Interni, su 1.754 cantoni, su un totale di 2.015, comprensivi del primo e secondo turno, i comunisti hanno perso 107 consiglieri generali e 77 i socialisti. L'opposizione ne ha guadagnati 133. Dai primi orientamenti si conferma una leggera perdita dei partiti di maggioranza e un leggero guadagno dei partiti di opposizione. All'interno della sinistra c'è da rilevare che il candidato socialista raccoglie la totalità dei consensi della sinistra, mentre il candidato comunista in genere perde da 3 a 4 punti in percentuale. L'importanza di queste elezioni è conseguenza diretta della nuova legge sul decentramento che attribuisce al presidente dei consigli generali i poteri detenuti dal prefetto, una figura creata da Napoleone nel secolo XIX. Il presidente del Consiglio Spadolini, in visita a Firenze, ha annunciato che il governo il mese prossimo presenterà un documento complessivo sulla politica economica che conterrà proposte di soluzione per alcuni problemi strutturali che ostacolano il piano a medio termine. Con l'obiettivo di ridurre l'inflazione saranno adottate alcune precise e determinate misure per le quali Spadolini confida nel senso di responsabilità delle forze sociali e in primo luogo dei sindacati. Una scossa di terremoto breve ma molto intensa ha colpito oggi alcuni centri della Basilicata e della Calabria. Il movimento tellurico di intensità del sesto-settimo grado della scala Mercalli, con epicentro nel Golfo di Policastro, ha provocato danni e panico in molti comuni. I più colpiti sono Papa Sidero, in provincia di Cosenza, dove sono avvenuti anche dei crolli, Maratea, dove molte persone, soprattutto anziane, sono state ricoverate in ospedale, Laino Castello, Normanno, Praia Mare e Scalea. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, Salerno, Avellino, dove molte case già semidistrutte dal sisma del 23 novembre di 2 anni fa sono state gravemente lesionate. L'ufficio stampa del Ministero per la Protezione Civile ha reso noto che sono già stati istituiti 2 centri operativi. Uno a Normanno in provincia di Cosenza e un altro a Maratea in provincia di Potenza. Per questi 2 centri sono partite decine di roulotte che dovranno ospitare i senza tetto. Solo a Maratea sono 250 le abitazioni che presentano lesioni, finora sono già 20 le ordinanze di sgombero. A Lago Negro è stato sgomberato un edificio di recente costruzione dove abitavano 34 famiglie. Sempre a Lago Negro le scuole rimarranno chiuse 2 giorni per accertamenti.
Il ministro della Protezione Civile Zamberletti sta coordinando dalla Prefettura di Napoli tutte le operazioni di soccorso. Domani mattina si recherà nelle zone colpite dal sisma. Terremoto nelle regioni settentrionali del Giappone. I danni sarebbero ingenti, si parla di 90 feriti. La città più colpita è Urakawa. Due uomini, presumibilmente contrabbandieri, sono morti al largo dell'isola di Ischia perché il loro motoscafo, che era in mare a luci spente, è stato investito da una motovedetta della finanza. L'incidente è avvenuto durante il temporale della scorsa notte. Nelle acque del Golfo di Napoli, nelle stesse ore, altri due presunti contrabbandieri possono intanto avere perso la vita. Da ieri notte risultano dispersi e il loro natante, semiaffondato, è stato trovato da una motovedetta della Capitaneria di Porto che stamane ha dato l'allarme. La navetta spaziale Columbia partirà domani alle 16 ora italiana per la sua terza missione nello spazio. Resterà in orbita esattamente 7 giorni, 3 ore e 7 minuti. Due le novità di questa missione. La prima, lo shuttle non atterrerà nella base californiana di Edwards perché la pista del lago asciutto Rogers è impraticabile per le piogge degli ultimi giorni. La seconda novità è che oltre alla bandiera americana lo shuttle porterà nello spazio le insegne afghane dipinte sulla cabina per celebrare la giornata dell'Afghanistan proclamata oggi dal presidente Reagan. A 3 giorni di distanza dall'uccisione di 4 giornalisti olandesi, reparti regolari dell'esercito salvadoregno hanno ieri aperto il fuoco contro un gruppo di giornalisti brasiliani. Non vi sono stati feriti. Nel tentativo di placare la tensione crescente tra gli inviati della stampa estera, il presidente Duarte ha promesso il suo personale interessamento per fare luce sulle circostanze nelle quali hanno perso la vita i 4 olandesi. Molti giornalisti tuttavia hanno lasciato il paese denunciando la mancanza assoluta di garanzia e protezione del loro lavoro. La catena televisiva olandese Icon, cui appartenevano i giornalisti uccisi, ha intanto accusato l'esercito del Salvador di avere teso volontariamente un'imboscata alla propria troupe. Il governo americano ha nuovamente denunciato l'appoggio massiccio fornito da Cuba e Nicaragua alla guerriglia salvadoregna. Un sondaggio ha intanto appurato che la maggioranza della popolazione americana teme che il Salvador si possa trasformare in un nuovo Vietnam e desidererebbe che gli Stati Uniti restassero fuori del conflitto. Il Partito Cristiano Democratico ha vinto le elezioni della Bassa Sassonia. Le proiezioni dei calcolatori tedeschi attribuiscono alla CDU 79 dei 155 seggi. I socialdemocratici avrebbero perduto 15 dei 72 seggi che avevano. I votanti di queste elezioni in Germania erano 5.400.000. Migliaia di persone hanno assistito a Danzica, nella chiesa della Divina Provvidenza, al battesimo di Maria Vittoria Wałęsa, settima dei figli del leader di Solidarność. Wałęsa, che è internato fin dai primi giorni del colpo di Stato militare, non ha ancora mai visto questa sua bambina e non è stato autorizzato ad assistere alla cerimonia. Nulla di nuovo in testa alla classifica della Serie A di calcio dopo la 23esima giornata, 8ª di ritorno. La Juventus conduce con 36 punti, seguita una lunghezza dalla Fiorentina e a 6 punti dall'Inter. Il Napoli si è portato al 4º posto con 27 punti, scavalcando la Roma di 1 punto, ma vediamo i risultati della schedina del Totocalcio. Ascoli-Avellino 1-1, X, Bologna-Roma 2-0, 1, Catanzaro-Cagliari 1-0, 1, Como-Milan 1-0, 1, Fiorentina-Cesena 1-0, 1, Inter-Udinese 1-1, X, Juventus-Genoa 1-0, 1, Napoli-Torino 2-0, 1, Lazio-Perugia 1-0, 1, Reggiana-Bari 1-0, 1, Sampdoria-Catania 1-0,
1, Triestina-Vicenza 0 a 1, quindi 2, Senigallia-Anconetana 1 a 1, X. Nelson Piquet su Brabham ha vinto il Gran Premio del Brasile valevole quale seconda prova del campionato del mondo piloti di Formula 1 che si è corso questo pomeriggio nell'autodromo di Jacarepaguá. Al secondo posto Keke Rosberg su Williams, al terzo Alain Prost su Renault, primo degli italiani Michele Alboreto su Tyrrell. Didier Pironi su Ferrari è giunto ottavo, mentre Villeneuve è andato fuori pista al momento in cui Piquet lo ha sorpassato, stringendolo in curva. La classifica generale vede in testa Alain Prost con 13 punti, seguito da Piquet con 9, da Rosberg con 8 e da Reutemann con 6. Grazie per averci seguito e buonanotte.